La pupa e il secchione show, seconda puntata. Il dramma di Francesco Chiofalo. La seconda puntata della pupa e il secchione show è stata ricca di momenti leggeri e divertenti, ma è anche stato dedicato uno spazio per parlare di un argomento forte e che ha fatto emozionare i telespettatori e i presenti in studio. Barbara D'Urso ha invitato la mamma di Francesco Chiofalo. La signora Fortuna ha raccontato la malattia di suo figlio, scoperta per caso. Il pupo aveva avuto un incidente e da prassi i medici decisero di fare un TAC. Così Francesco ha scoperto di avere un tumore al cervello. Lui non aveva nessun dolore o sintomo. Più in avanti avrebbe sicuramente avuto delle crisi epilettiche, ma forse a quel punto sarebbe già stato tardi, perché quella macchia, già molto grande, sarebbe stata ancora più estesa. Chiofalo allora si è sottoposto a un intervento molto delicato di 13 ore, intervento che nonostante tutto è andato bene. Il problema però è che Francesco non sta ancora bene e si sottopone ai controlli periodici. Così sua madre ha raccontato in studio che suo figlio, adesso, ha un'altra massa e questa volta dietro al naso. Il pupo dovrà nuovamente sottoporsi a un intervento, ma a quanto pare non sarebbe una cosa urgente e così può godersi la sua esperienza alla pupa e il secchione show. Nel mentre Francesco è stato allontanato dallo studio e non era a conoscenza del fatto che sua madre fosse ospite e presente. Anche Francesco Chiofalo ha avuto modo di parlare dell'argomento. Il pupo di Barbara D'Urso ha spiegato che questo è un momento molto delicato, ma stando con i suoi compagni in villa sicuramente sta cercando di distrarsi e non pensarci sempre. Francesco allora ha voluto dedicare un momento speciale a sua madre, non sapendo però che la donna fosse ospite del programma. Il pupo ha detto che spera che Fortuna sia orgogliosa di lui, anche perché ci prova ad essere un bravo ragazzo, seppur non è il figlio perfetto. Francesco ha detto che prova sempre a seguire i consigli e gli insegnamenti che sua madre gli ha dato in tutti questi anni, ma non sempre ci è riuscito e a volte ha pure sbagliato. Improvvisamente Francesco Chiofalo scopre che la sua mamma è in studio e i due hanno modo di incontrarsi e abbracciarsi dopo questo racconto molto forte e emozionante. E anche l'incontro tra mamma e figlio è stato toccante. Tutti si sono emozionati in studio e da casa nel sentire le parole di Fortuna e del pupo Francesco. Chiofalo intanto potrà seguire la sua avventura insieme ai suoi amici, incontrati in villa e ovviamente insieme alla sua secchiona. Tutti i ragazzi infatti hanno dimostrato un grande affetto nei confronti di Francesco e lo sostengono molto. Che cosa ne pensate della sorpresa a Francesco Chiofalo alla pupa del secchione show? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace! Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!